Ciao amici, ciao a tutti, eccoci qua di nuovo sul canale di Panificare a Casa per un nuovo video. Oggi andiamo a parlare di pizza. E che pizza? Una pizza in teglia, la teglia romana, impastata a mano e cotta nel forno elettrico di casa, ma con una particolarità, che viene fatta con il 50% di biga, un preimpasto o un prefermento. Vi ricordate? Ne abbiamo già parlato con il Polish e l'Autolisi. Se non l'avete visto oppure non vi ricordate, vi lascio il link in descrizione per andare a vedere poi anche le differenze sia a livello teorico che a livello visivo. Andiamo a parlare di biga. Che cos'è la biga? Come abbiamo detto, è un preimpasto, un prefermento fatto con farina, acqua e una percentuale di lievito di birra. In questo caso sarà un preimpasto abbastanza asciutto rispetto magari al Polish, che ha un 100% di idratazione, e in questo caso avremo un 45% di idratazione. Perché? Perché non ci servirà di sviluppare la maglia glutinica, sarà un preimpasto quindi più asciutto, che avrà una fermentazione più lunga. Sarà una fermentazione a temperatura ambiente di 18-20 gradi. Il tempo di fermentazione dipende un po' sia dalla temperatura della camera e sia dalla forza della farina. In questo caso andremo a fare una fermentazione di circa 20 ore, perché utilizzeremo una farina abbastanza forte, quindi un W3,50, e ad una temperatura di 18-20 gradi. Come abbiamo detto, l'idratazione della nostra biga sarà del 45%, quindi andremo a sottrarre metà della farina complessiva della nostra ricetta, il 45% di acqua su questa metà che abbiamo sottratto e l'1% di lievito sul peso della farina che ci servirà per la biga. In questo caso utilizzeremo il lievito tutto nella biga. Quali sono le caratteristiche di questa biga? Abbiamo detto come viene gestita, ma le caratteristiche che ci daranno al prodotto finale saranno sicuramente un po' più dolciastre rispetto magari ad un Polish che ha un 100% di acqua e quindi avrà un sapore un po' più acidulo, e avremo degli alveoli ancora più grandi rispetto magari, ecco, sempre al Polish. Avremo una shelf life ancora più lunga, perché ha una fermentazione, come abbiamo detto, più lunga rispetto al Polish che ha un 100% di acqua e quindi una fermentazione più breve. Avremo dei sapori, degli odori e degli aromi molto molto accentuati. Ok, quindi prima di andare a vedere gli ingredienti della nostra biga e andare a vedere come si prepara, vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube e di seguirmi sulla mia pagina Instagram Panificare a Casa. Per qualsiasi altra informazione potete anche scrivermi in privato per organizzare dei corsi online oppure individuali qui in sede a Roma, e scrivetemi anche sulla mia mail panificareacasa@gmail.com. Allora, andiamo appunto a vedere come preparare la nostra biga. Allora amici, eccoci qua, questi sono gli ingredienti che abbiamo sottratto appunto agli ingredienti della ricetta complessiva. Abbiamo 200 grammi di farina forte, quindi in questo caso 350 W, tutto il lievito che utilizzeremo nella biga, quindi 2 grammi di lievito secco di birra, e il 45% di acqua sui 200 grammi di farina, quindi 90 grammi d'acqua che andremo ad utilizzare. È molto semplice preparare la biga. Andremo ad inserire il lievito secco all'interno della farina. Una volta mescolato andremo ad unire tutto insieme i 90 grammi di acqua, quindi il 45% di acqua sui 200 grammi. L'andremo a mischiare solo e soltanto con le mani e andremo a mescolare veramente grossolanamente. Andremo a vedere poi qual è il risultato che dobbiamo ottenere. Mi raccomando, non andiamo ad impastare, quindi ad unire tutto l'impasto, non dobbiamo formare un impasto unico, ma deve essere così molto molto grossolano, ok? L'importante è che non rimanga la farina sul fondo del nostro contenitore, ok? Ecco qui ragazzi, questo qui è il risultato della nostra biga, quindi la andremo a lasciare coperta dalla pellicola a temperatura ambiente, diciamo 18-20 gradi, per circa 20 ore. Dopodiché andremo a vedere quando sarà pronta, quali saranno le caratteristiche e come unirla poi al resto degli ingredienti. Allora amici, eccoci qua, la nostra biga è pronta, sono trascorse circa 20-22 ore ad una temperatura di 18-20 gradi, 22 gradi, e la nostra biga è pronta. Guardate un po' come
risulta. Come facciamo a capire se la nostra biga è pronta? Intanto ha aumentato di volume, e in questo caso in questo contenitore non si vede tanto perché è abbastanza grande. Magari voi, se riuscite, mettetelo in un contenitore un po' più ristretto, che contiene appunto il nostro impasto, per vedere la crescita della biga. Deve essere elastico e se avvicinate l'orecchio potrebbe anche frizzare un pochino. Deve avere un odore abbastanza gradevole, dolce e anche però un po', diciamo, acidulo, caratteristico della biga. E nulla, ora andremo a vedere come utilizzarlo nel nostro impasto di oggi. Allora, come abbiamo detto, abbiamo sottratto alla ricetta complessiva 200 g di farina, tutto il lievito, quindi 2 g di lievito secco di birra. In alternativa possiamo utilizzarne 4 di quello fresco, e il 45% di 200 g di farina di acqua. Ora andremo a integrare tutti gli altri ingredienti appunto nella nostra biga. Avevamo utilizzato 90 g di acqua su 200 g di farina, quindi il rimanente sono 210, quindi totale di acqua 300. Quelli che andremo ad inserire ora saranno appunto 210. Avremo 10 g di sale e 10 g di olio extravergine di oliva e i 200 g di farina rimanente. Ok, quello che andremo a fare adesso sarà andare a spezzettare un pochino la nostra biga e andarla a sciogliere in acqua. Lo stesso lavoro andremo a farlo se avremo a disposizione un'impastatrice o comunque una planetaria, ok? Andremo innanzitutto appunto a sciogliere la biga all'interno di un po' d'acqua, per poi non trovarci ad avere grumi all'interno dell'impasto, ok? Una volta che abbiamo fatto un po' di pezzetti, andremo ad aggiungere la metà dell'acqua circa e l'andremo a sciogliere in questa maniera. Andremo ad inserire la farina e con una spatola inizieremo ad impastare. Andiamo ad aggiungere un altro po' d'acqua, un po' per volta, continuiamo ad impastare. Aggiungeremo poi il sale insieme a un altro po' d'acqua e questa volta passeremo ad impastare con le mani. Ok ragazzi, abbiamo aggiunto anche il resto dell'acqua tutta insieme, ricordiamoci che è un 75% totale di idratazione, quindi continueremo ad impastare fino a totale assorbimento. In questo caso io ho utilizzato per il rinfresco, quindi ho unito alla biga una farina uguale a quella usata per fare la biga, quindi un 350W, e quindi andrò a fare un'ulteriore lievitazione, questa volta in frigorifero, per altre 20-24 ore. Se voi volete farla, diciamo, volete accorciare i tempi, potete utilizzare una farina un po' più debole per il rinfresco, in maniera tale che la lascerete lievitare a temperatura ambiente, per poi stagliarla ed usarla, diciamo, lo stesso giorno, ecco, farla la mattina, rinfrescare la biga la mattina e poi cuocere appunto la sera. Ok, ovviamente il nostro impasto risulta ancora molto molto grezzo, andremo ad aggiungere l'olio. Ok amici, questo è il nostro impasto, risulta ancora molto molto grezzo, e appunto per questo, visto che è un'alta idratazione, stiamo impastando a mano, lo lasceremo riposare sul banco a temperatura ambiente per circa mezz'ora, 40 minuti, dopodiché andremo a continuare ad impastare. Allora amici, eccoci qua, il nostro impasto dopo 40 minuti circa risulta così, e andremo a continuare ad impastare. Vediamo che è diventato molto più elastico. Ok ragazzi, sicuramente il nostro impasto è più liscio, ma ancora non è pronto, e quindi andremo ad aspettare ancora mezz'ora per dare altre pieghe all'impasto, ok? Quindi ci vediamo fra mezz'ora. Un'altra mezz'ora è passata, adesso andremo a trasferire e a chiudere il nostro impasto sul banco, ok? Ci sporchiamo un po' le mani con olio. Ed eccolo qui, lo andremo a chiudere in questa maniera qui. Ok, eccolo qui, il nostro impasto adesso è perfettamente liscio, lo andremo a trasferire di nuovo nel nostro recipiente e in questo caso lo andrò a mettere in frigo coperto da pellicola ed aspetterò ancora circa 15 ore
per poi tirarlo fuori e andare a formare il, insomma, la nostra pagnotta, che in questo caso sarà una soltanto, ok? Allora, eccoci qua, dopo 15 ore di frigo, sicuramente è aumentato di volume. Allora ragazzi, io l'ho tenuto 15 ore in frigo perché ho utilizzato anche per il rinfresco, quindi per integrare la biga, una farina forte di 350 IW, per cui ho lasciato a maturare l'impasto ancora 15 ore in frigo. Se voi doveste usare una farina per il rinfresco un po' più debole, potete anche lasciarlo una o due ore in frigo e poi effettuare la formatura che andremo a fare adesso. Quindi ora andremo a fare appunto la formatura, andiamo a staccare l'impasto dai bordi del recipiente, eccolo qui, e andiamo ad effettuare la formatura, ok? Andremo a fare come delle, una formatura del pane, diciamo, ok? Andremo a sigillare per bene. Ok, una volta formato andremo a prendere un contenitore, possibilmente che lo mantenga, quindi che non sia tanto grande, ma che sia abbastanza alto per farlo crescere appunto in altezza. Lo andiamo ad oleare un pochino, perché così almeno poi quando lo andremo a capovolgere no, si staccherà facilmente, non si attaccherà alle pareti. E lo andremo a trasferire nel nostro contenitore. Lo andremo a chiudere ermeticamente e lo lasceremo a temperatura ambiente fino al raddoppio. In questo caso, visto che non ho una temperatura molto alta qui in stanza, lo lascerò a temperatura ambiente per circa 3 ore, 3 ore e mezza. Comunque regolatevi, una volta che l'impasto raddoppia, allora è pronto per essere steso. Quindi ci vediamo più tardi. Allora, ecco qua, l'impasto allievitato. Guardate un po'. Bello pieno di gas. Adesso, prima di andarla a rivoltare, un po' di semola. Abbiamo fatto il nostro letto, ora andremo a rivoltare l'impasto. Aspettiamo che si stacchi. Wow, ecco qua. È proprio una bella nuvolona. Adesso andiamo a mettere un po' di farina sopra. Sempre un po' di semola in questo caso, e procederemo con la stesura. Partendo dall'alto verso il basso, andremo a stendere la nostra pizza. Mi raccomando, sempre con delicatezza, non far fuoriuscire i gas. Guardate un po' che spettacolo, eh? Andiamo ad allargare da sotto, in questo modo qui. Andiamo a schiacciare un po' i bordi perché altrimenti ci viene un canotto enorme. Ed ecco qui, andiamo a sistemare l'impasto in teglia, andremo a sistemare anche i bordi, aggiungeremo del pomodoro prima della cottura, in questo caso dei pelati precedentemente strizzati a mano, e la sistemeremo con le mani. Poi andremo ad aggiungere un filo d'olio e andremo ad infornare ad una temperatura di 250 gradi per i primi 12 minuti nella metà del forno. Dopodiché aggiungeremo la mozzarella e sposteremo la teglia nella parte più bassa. Allora amici, eccoci qua, abbiamo terminato la cottura, adesso andremo a spostare la nostra pizza sulla griglia a freddare. Nel frattempo andremo a mettere un po' di basilico, lo mettiamo insieme, eccolo qua. Un goccetto d'olio a crudo che ci vuole sempre. E guardate che spettacolo, adesso andremo al taglio. Ok ragazzi, ora pronti per il taglio, via! Sentite come scrocchia. Che spettacolo, mamma mia. Ragazzi, che cosa dire? Vi guardate un po'? L'alveolatura mi sembra perfetta, la cottura anche, è abbastanza croccante, il resto dell'interno. Ragazzi, che cosa dirvi, mi sembra veramente ottimo come risultato, sono veramente contento. Spero questo video vi sia stato di aiuto e mi raccomando, replicatela, e per qualsiasi info e chiarimento scrivetemi o in privato nella mail oppure nei commenti. E adesso il lavoro più duro, che sarà quello dell'assaggio. Sentiamo un po' se fa crunch. Mamma mia ragazzi miei, sembra alta,
ma di una leggerezza che quando la mordete non la sentite, sentite solo la croccantezza e la scioglievolezza. Ragazzi, vi mando un saluto grandissimo. Ciao!